Si ritrae Lancillotto ZS, non è a rete l'Arena di Verona. Si ritrae anche Luney Griff. Stacco della macchina di galoppo, Luna Comanche, Leopardia lotta con Loaded Win, al largo c'è Love Story Gums, arriva la curva, Loaded Win di dentro e Leopardia di fuori. I 200 di lotta tra i due che si danno in 14 spaccato. Loaded Win sembra voler correre davanti, quindi Leopardia dovrà accodarsi nella sua scia, lo spazio c'è, anche perché Love Story Gums è a una decina di metri. In quarta posizione Latin Lover Cup, quindi Luney Griff. Si vanno a completare i primi 400 metri in 28.9, c'è stato strappo tra Loaded Win e Leopardi, adesso le due sono in fila indiana, in terza posizione Love Story Gums, in quarta sposta dalla corda Latin Lover Cup, filato da Luney Griff, a mezza ruota Leopardi per non farsi coprire. I 600 se ne vanno in 45.5, 31.5 dall'imbocco della curva fino al palo, poi il passaggio continua la mezza ruota di Leopardia per anticipare Latin Lover Cup, che a sua volta ha anticipato Luney Griff, un po' di schermaglio, è uscito al largo anche Lancillotto ZS. Si arriva a metà gara con parziale in 33.1, 1.8, ha preso di molto in mano Matteo Restelli. Adesso Loaded Win a mezza lunghezza su Leopardia, secondo sotto guadagnato una posizione Love Story Gums, richiesto con la frusta Latin Lover Cup. Quando si arriva al chilometro i primi 1000 se ne sono andati in un tattico 1.16.8, 31.2 dal palo sino metà opposta, con Loaded Win che è sempre in dibattito aperto con Leopardia, così era all'inizio, così adesso. Quindi Latin Lover Cup che prova a riavvicinarsi quando si imbocca l'ultima curva, 400 dal palo, questo parziale in 29 secco, 1.39 tre quarti di miglio, Loaded Win e Leopardi affiancati in terza corsia, prova a muovere Latin Lover Cup per tagliare fuori Luney Griff, Leopardi ha preso tre quarti a Loaded Win che ha speso quello che aveva da spendere forse. Vedremo adesso in retta d'arrivo, la retta d'arrivo con Leopardia che ha mezza di margine su Loaded Win, si è stoppato lì Latin Lover Cup, Leopardia è passata, mancano 150 metri al palo, a largo ci prova ancora Latin Lover Cup, a largo di tutti Luney Griff e anche Lancillotto ZS, ma Leopardia se l'è guadagnata, viene a vincere con una mezza di margine bene 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 perché ha strappato l'inizio, ha corso gli ultimi 700 di fuori e ha vinto con una mezza. Ecco le immagini, Mauro Baroncini fa solo vedere la frusta negli ultimi 100 metri a Leopardia che l'ha forse sentita sulla curva, una mezza avanti a Latin Lover Cup che ha ancora contenuto il serrate di Luney Griff al quarto Lugana, 2-1-2 il tempo totale, 1.15.7 la media al chilometro, la vittoria da favorita di Leopardia, Mauro Baroncini che neanche l'allenatore, i colori del